Potete confermarmi se vedete? Sì, vediamo, vediamo. Okay. Poi sì, sì. Grazie. Infatti, atër, përshëndetje të gjithëve, veçanërisht e rëndësishme është kjo pjesë e prezantimit në Shqip për të tërë kolegët shqiptarë dhe studentët veçanërisht. Ju dini fort mirë që kërkimet arkeologjike në Korinike datojnë që në fillim të viteve 20 të shekullit të shkuar, praktikisht në në jug të Shqipërisë, shumë pranë Sarandës së sotme. Nuk e di pse më erdhi dot të pyes. Këto kërkime pra kanë nisur me ungullimin natyrisht dhe kanë vazhduar pastaj paralelisht në gjatë periudhës së socializmit me kërkimet arkeologëve shqiptar, veçohet Astrid Nanaj, Timos Tempudina, dhe duke nisur pastaj prej vitit 2000 me shpunim i përbashkët në disë institutit e arkeologjisë dhe Universitetit të Bolonjës, i cili natyrisht rimer kërkimet e shkuara, por gjithë një në një optik të re. Dhe këto kërkime janë përshëndruar në disa sektor, duke nisur nga pjesa e Kodrës, duke ushtrirë edhe në territorin përreth, shkurtimisht jemi përshëndruar në zonën e Agoras, në Teatër, në territorin e zonën e Hapësirës, temi private, me banisat, në sektorin lindor, pushtrihet edhe faza më e hershme e qytetit të Palëmitës. Natyrisht, një qytet duke në kjeti plot pa hapësirën ferale të tim, pa nekropolet, përkime tonë janë përshëndruar edhe në zonën e nekropolet. Shumë shkurt, në të japë disa prej arritjeve kërësokërë të këtyre kërkimeve, të cilat naturisht synojnë tërsin e qytetit, jo vetëm qytetit, po edhe të teritorit më rrëtë. Këta qështë e janë shumë të rëndësishme, veçanërisht hapsira publik, në të këtë në përqëndruar në zonë në hapsirës publik, me i të 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 patën dy hapsirave të tila, që shtrihen në sektorin lindor, me pasën më të hershme të qytetit, kemi të nërtuar edhe një prej hapsirave publik e më të hershme që daton në gjysmën e dytë të shekullit të katërt. Natyrisht në zonën, le të themi në një moment që qyteti zgjeron shtirjen e tij, do të ndërtohet një hapësirë e dytë publike me një tjetër agora, e cila do të datojë diçka më vonë, veçanërisht në shekullin e tretë, dytë të erës sonë, dhe janë pikërisht këto dy infrastruktura monumentale të rëndësishme, të cilat do të japin Korinikës pikërisht atë imazhin e qartë të një polisi sikundër edhe njihet. Sektori lindor jo vetëm me fazën më të hershme të qytetit, por edhe me fazat e më vonshme ku kemi instalime të një aktiviteti njerëzor që do të nisin nga antikiteti vonë deri në periudhën mesjetare, kryesisht hapësira legjiqoze. Interesante është veçanërisht le të themi rimarrja në studim e tash të quajtur tezauros, i cili sot është shumë i qartë që jo vetëm që nuk ka qenë një tempull i vogël siç mendoi më herët, por kemi pikërisht kemi hapësirën e dytë publike me një stoa të përmasave të mëdha, e cila në një moment të caktuar të historisë së saj përdoret si baptister për bazilikën që do të ndërtohet. Dhe është një tjetër le të themi monument i rëndësishëm i kërkimeve arkeologjike në kuadër të projektit, i cili përsëri daton në shekullin e 3-2 ndërtimi monumentali i tij me disa faza, të ndryshme, si kundër janë edhe banisat, jo vetëm me banisën e njohur me dy peristila, e cila është një tipologji shumë e veçantë për territorin e Kaunisë në përgjithësi, por edhe me eksplorimet e reja të hapësirës private, ku kemi natyrisht edhe identifikime të elementëve të caktuar, por edhe të le të themi dekoracionit të brendshëm me një prej shembujve më të hershëm, ndoshta edhe të vetmit, pa dashur të abuzoj, që është një prej afreskëve të stilit të parë pompejan. Nekropoli ka qenë një nga pikat e rëndësishme të kërkimeve në kuadër të projektit tonë të bashkët, njohim fort mirë urbanizimin e tij, rrugët, le të themi vend pikat ose akset të cilat pastaj do të gjenë korespondentët e tyre në linjën e fortifikimit. Vetë linja e fortifikimit ka 6 porta, një pjesë e mirë të cilave kanë korespondentët e tyre me hapësirën funerare. Njohim një hapësirë funerare e cila fillon
vendimi në shekullin e 4 dhe do të vazhdoj pastaj deri në shekullin e 5 që rison, natyrisht këtu eksplorimi I këtij nekropoli është veçanërisht I rëndësishëm për të kuptuar edhe praktikat funerare dhe letimi mënyrën se si shoqëria e të gjallëve e shet dhe e trajton vdekjen dhe botën e të vdekurve dhe mesazhet jo vetëm njerëzore por edhe politike që kërkon të transmetojnë dhe natyrisht nevojën për të eksploruar letimin e propole të tjera që I përkojnë fazave të tjera të qytetit. Natyrisht, territori është eksploruar rregullisht në kuadër të kërkimeve të projektit, unë do të sillen vëmendje punimet e kolegëve tan Enrico Giorgi dhe Julian Bogdani të territorit të Fonikës, një kërkim I cili natyrisht duhet të shtrihet tashmë edhe në territorin e Butrintit, duke qenë se kemi projektin Fonikës ose Kaunia Antike, ka një zë të dytë tashmë shumë të rëndësishëm kërkime të Butrintit, natyrisht një perspektivë e rëndësishme e kërkimeve të ardhmen. Në fund do doja të ndaluja në dy pika të rëndësishme të këtij bashkëpunimi, të cilat lidhen në rast parë me jo vetëm me gërmimin, por edhe me studimin dhe mbi të gjitha me kuptimin e rezultateve të kërkimeve. Sot kemi një seri le të themi një gjerdan botimesh në kuadër të raporteve të gërmimeve të komunikës nga 1 deri tek 6-ta, si kundër kemi dhe një gjerdan të rëndësishëm të studimeve monografike të cilat marrë në vëmendje tematika të ngushta, si që është territori, si që është dekori arkitektonik, si që është qeramika, si që është teatri dhe natyrisht në fund edhe nekropoli. Dhe pika e dytë e rëndësishme e kërkimeve tona, dhe këtu do t'ja kaloj fjalën kolegut tim Giuseppe Lepore, janë natyrisht konsolidimet, mirëmbajtjet, restaurimet, vetëm të strukturave, por mbi të gjitha edhe të objekteve. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe paso la parola al mio collega Giuseppe Lepore. Grazie per te. Shumë faleminderit, Melissa, grazie a te per aver introdotto il tema della conservazione e del restauro. Adesso partiamo con il mio PowerPoint, condivido, ecco, datemi solo conferma che siete insomma, riusciti a vederlo. Nessuno parla, quindi tutti vedono. Va bene, professor. Shumemi. Allora, iniziamo. Come ha anticipato la collega Melissa Muca, le parole chiave di questo mio intervento saranno due, sostanzialmente, come vedete il titolo, conservazione e fruizione, ovviamente dei siti archeologici all'aperto, quindi il fatto che Fonica sia una città non a continuità di vita e si trovi in una condizione ambientale molto particolare sarà il filo rosso che seguiremo all'interno di questa chiacchierata di oggi. Ovviamente partiamo, per i pochi che non sanno dove si trova Foiniche, partiamo dalla geografia, no? Dalla scelta del sito. Come dicono i nostri maestri a Bologna, come hanno detto, la geografia fa la storia, ma in questa chiacchierata io non parlerò di risultati scientifici, quanto piuttosto appunto di conservazione e di fruizione. Siamo nell'Albania meridionale e la scelta del sito è stata motivata anche dal fatto che 80 anni fa un altro italiano ha incominciato a lavorare proprio in questo sito solo per 2 anni. Dunque mi dilungherò per poche immagini per ricordare la prima missione a Fonica, perché lo stesso Luigi Maria Ugolini aveva dimostrato una grande attenzione al restauro e alla conservazione. E dunque il tema principale, diciamo, della scelta, insomma, il tema scientifico di questa nostra missione congiunta italo-albanese a Fonica è proprio quello di indagare la nascita della città, perché ad un certo punto in questo territorio si sviluppa il fenomeno urbano che andiamo sempre più a collegare con una differente economia. In questa immagine vedete la collina di Fonica, l'insediamento, come tutti saprete, già si sviluppa sulla parte sommitale, e mentre
La necropoli si dispone alla base del versante meridionale in corrispondenza dell'abitato moderno di Finnich. In età romana poi la situazione cambia e l'insediamento diventa più diffuso. E dunque il modello urbano, la nascita della città che riguarda in Caonia, che è la regione di cui insomma, noi facciamo parte, riguarda sostanzialmente tre città che sono Foinike, Butrinto e Antigonia. Ma come vi ho già anticipato non voglio parlare di questo, voglio solo accogliere una suggestione del collega Rico Giorgi che recentemente ha rilanciato come linea di ricerca una linea molto interessante, un'archeologia della pastorizia o dell'allevamento e dunque per ricordare che le risorse economiche di questa regione per buona parte si collegano a questa attività, come dimostrano queste fotografie d'epoca che ci aiutano a introdurre il tema della nostra chiacchierata appunto. Torniamo a Luigi Maria Ugolini che, se vogliamo individuare una data di inizio delle sue attività, è quella data del 1924 e come sappiamo va in giro, fa due giri per l'Albania, vedete in rosso, e fa delle prime ricognizioni in Albania, prima settentrionale poi meridionale, mandato sempre dal Ministero degli Affari Esteri tra l'altro, e fa un lavoro veramente molto interessante perché documenta l'archeologia ma anche il folklore, facendo un'operazione di grande modernità perché pubblica subito le sue considerazioni. Vedete, nel 1927 già esce il primo volume di Albania Antica e dunque questa grande attenzione alla divulgazione dei risultati scientifici ottenuti. E dunque, dopo due anni, arriva l'attività nella città di Fenice. Lui sceglie di intervenire nella città di Fenice e lavorerà, come vedete, nel 1926 e nel 27, perché l'anno dopo passerà a Butrinto. E sappiamo che all'epoca era una missione molto ben finanziata, perché guardate, le attività di Foinike prevedevano 250.000 lire, se considerate che tutte le altre missioni scientifiche del Levante, Egitto, Palestina e Creta avevano dal Ministero 235.000 lire in totale, capite che insomma, si tratta di un ottimo finanziamento. E dunque ecco Ugolini che incomincia le sue ricerche a Foinike, siamo dunque nel 26. E questa è un'immagine del suo campo base sul versante nord, qui la vediamo meglio, no? Le tende dove incomincia, insomma, fa il sistema, il suo campo base e incominciano i lavori. Lavori che si svolgono, ecco, mi soffermo su questo tema, vedete, Ugolini lavora con moltissimi operai che incominciano a lavorare, a disseppellire i monumenti che già mostravano la parte sommitale. Dunque lui interviene in corrispondenza delle strutture che vede. E questa è per esempio un'immagine della cisterna, su cui torneremo. Dunque vedete, con gli operai incomincia a effettuare delle trincee, comincia a effettuare dei sondaggi alla ricerca di materiali e per capire di che strutture si parlano. Dunque, e questo è il suo modo di intervenire. E vi dicevo, seleziona i monumenti più importanti, rimane particolarmente affascinato dalla potenza delle mura che si presentano con due tecniche edilizie diverse, ma su questo insomma, non torneremo adesso, non ci dilungheremo adesso. Ecco, vedete, insomma, sono le due fasi principali delle mura che documenta con grandissima attenzione. Documenta, fa un rilievo di grande raffinatezza e di grande precisione, soprattutto. Ma ecco, veniamo al Thesauros, che è uno dei monumenti su cui si sofferma con maggiore attenzione. E qui vediamo i suoi primi, ho indicato restauri, ma non sono veri e propri restauri. Adesso vi faccio vedere una seconda immagine, ecco, del Thesauros, vedete, il cosiddetto Thesauros, noi adesso vi presenterò poi nella parte successiva un'altra ipotesi, però vedete che già
in questa immagine d'epoca, vedete che Ugolini è particolarmente attento ad una specie di anastilosi, cosa che farà molto più, con una molta maggiore efficacia nel Battistero di Butrinto, però quello è argomento di cui parlerà il collega Giorgi. Ma vi faccio notare un'altra cosa, proprio a dimostrazione della sua attenzione anche a tutte le fasi cronologiche. Il cosiddetto Thesauros è stato, ha capito Ugolini, che era stato riutilizzato come battistero. E dunque, vedete, lui sceglie di mantenere le tracce di tutte le cronologie. Dunque il battistero lo conserva. Poi verrà purtroppo distrutto dai clandestini che ieri, insomma, come oggi, ogni tanto ci flagellano. Però diciamo che questa attenzione a tutte le fasi era un elemento di grande importanza scientifica. Lui nasce come archeologo pre-protostorico e dunque non ha un focus sull'età classica, dunque raccoglie tutte le testimonianze mostrandoci un'attenzione diacronica già, come dire, molto, molto evidente. Questo va detto a suo vantaggio. Poi documenta la città bassa, vedete, le strutture erano straordinariamente conservate, dice che i contadini sostanzialmente abitavano all'interno delle strutture romane semplicemente attrezzandole con una piccola copertura, dunque i resti della città bassa erano ancora particolarmente significativi negli anni 20. E ovviamente scava anche la necropoli, incomincia a sondare la necropoli nella pianura meridionale. Ecco, vi dicevo, questo va ricordato perché in qualche modo Ugolini, insomma, ha aperto la strada a una moderna archeologia, al di là delle sue posizioni politiche che adesso non ci interessano. Ugolini pone attenzione ai contesti, cioè lui non fa delle selezioni, lui raccoglie tutto quello che trova, la cultura materiale, dal Medioevo fino alla preistoria. E dunque vedete che raccoglie anche le selci preistoriche che riesce a trovare in alcuni punti della collina e anche queste asce che, insomma, stiamo cercando poi di ristudiare anche attraverso le fotografie. Dunque il punto di partenza per Foniche, insomma, è stato un punto di partenza molto, molto importante. Questo è il rilievo che ha fatto Ugolini insieme a Dario Roversi Monaco, un rilievo con le curve di livello, dunque una missione, insomma, che si pone già in grande, come dire, con grande modernità dal punto di vista della scienza, della raccolta dati e, come vi dicevo, della divulgazione. Perché già nel 1932, ancora una volta, Ugolini pubblica l'Acropoli di Fenice e poi, sempre, come dire, a dimostrazione della sua in qualche modo modernità, chiama anche l'archivio, insomma, l'Istituto Luce per fare dei documentari che vengono trasmessi all'interno dei, diciamo, videogiornali durante, insomma, la comunicazione dell'epoca. Dunque la comunicazione era un elemento già estremamente importante. Nel 28 se ne va, abbandona Foniche perché dal punto di vista della comunicazione, della propaganda, ovviamente Butrinto, come dire, aveva delle potenzialità ancora maggiori, soprattutto in quanto luogo dove, come sappiamo bene, Enea si ferma mentre è destinato ad andare, tornando da Troia, come vedete in queste immagini, è destinato a fondare Roma, dunque, insomma, lascerà Foniche per un'altra avventura. Ma ecco, dopo un'ottantina d'anni, arriviamo all'attualità, una nuova missione parte proprio nel settembre del 2000, dopo un primo sopralluogo nella primavera appunto del 2000, e la nuova missione congiunta italo-albanese riparte e ritorna sui luoghi di Ugolini. Questo è il momento dell'attraversamento del canale di Butrinto che tutti voi conoscerete e questo, insomma, è un doveroso omaggio alla missione che nel settembre del 2000 è partita, allora guidata da Sandro De Maria Espressa a John Getzai con Muzaffer Korkuti. Vedete, gli amici sono sempre gli stessi e adesso noi continuiamo con questa tradizione che ha ormai 20 anni di esperienza.
Dunque, parte la nuova missione, ecco, e la cosa, io insisto su questo, perché il ruolo fondamentale per quanto riguarda la parte italiana, ovviamente, l'ha sempre avuto il MAECI. E dunque il quadro istituzionale in cui ci siamo mossi ieri Ugolini, oggi noi ancora, è quello di un accordo, di una convenzione sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri. Dunque questa immagine un po' brutta, devo dire, però insomma ferma il momento insomma, della firma di questa convenzione proprio a Tirana nel marzo del 2000. Ma a questo punto, al di là dei ricordi, andiamo alla, come dire, all'aspetto operativo. Quindi il terzo elemento che ho voluto segnalare in questo sito, quindi conservazione, abbiamo detto fruizione, ma sito all'aperto. Come tutti sapete, i siti all'aperto presentano una serie infinita, diciamo, di problemi, ma di caratteristiche collegate all'ambiente che influiscono sulla conservazione delle strutture, dei materiali e di tutto quello che si intende fare. Dunque, primo problema, come vedete, banalmente, è quello della vegetazione, della presenza di una fittissima vegetazione che rende molto difficoltoso, sinceramente, l'individuazione delle strutture archeologiche. Dunque, il tema su cui insisterò fino, come dire, alla noia è quella della manutenzione, ma arriveremo anche su questa considerazione. La vegetazione è collegata poi ad altri temi, quale l'irraggiamento, ovviamente l'irraggiamento solare, le precipitazioni e ovviamente la ventilazione, perché come avete visto, essendo la città collocata sulla sommità di una collina, la ventilazione è un problema molto molto importante. E come vedete, come dire, ho selezionato alcune immagini che ci fanno capire quando noi lavoriamo sulla sommità della collina, anche noi stessi abbiamo sperimentato queste condizioni ambientali molto variabili sulla nostra pelle, quindi si va in un attimo dal sole più cocente ai temporali più, come dire, distruttivi. Dunque di questo noi dobbiamo tenere conto nel momento in cui pensiamo una conservazione, un restauro e una fruizione, perché tanto, come dire, il sito è questo e va, come dire, analizzato. In più aggiungiamo altri due elementi che, come dire, che rendono la situazione più complicata, soprattutto all'inizio, diciamo, perché poi dal momento in cui è stato dichiarato parco archeologico questo problema si è molto ridotto, però diciamo la presenza di animali, nel senso con i rispettivi pastori, quindi con persone che, come dire, portano al pascolo mucche o pecore. E poi un altro problema molto serio è quello degli incendi, che a distanza, come dire, regolare si verificano sulla sommità, più o meno catastrofici, perché insomma ne abbiamo visti, sinceramente in questi anni ne abbiamo visti moltissimi. E come vedete, gli incendi distruggono ovviamente tutta la vegetazione, e se vogliamo rendere utile, come diceva anche Luanna, insomma, le situazioni difficili, le crisi, diciamo che questi incendi ci hanno permesso di vedere un po' meglio alcune strutture archeologiche. Comunque diciamo che qualunque tipo di attività sui siti all'aperto deve tenere presente tutti questi elementi, insomma, di partenza. L'altro problema che si è posto immediatamente è quello dell'accessibilità, cioè come si arriva a questo sito. Dunque, per tutta la prima parte della nostra attività a Foiniche, noi abbiamo percorso una strada aperta dai petrolieri sul versante nord, che sinceramente era molto bella, ma anche molto pericolosa. Dunque, insomma, questo problema è stato uno dei primi da affrontare, quindi cercare di arrivare sul sito con dei mezzi per ovviamente portare tutta l'attrezzatura che serve. E dunque, versante nord, abbiamo sfruttato il versante nord fino ad un certo momento, insomma, per la prima parte delle nostre attività, e poi si è deciso, di comune accordo con ovviamente i colleghi albanesi e con l'amministrazione comunale del villaggio di Finic, di aprire una nuova strada sul versante sud, cioè una strada che deve collegare direttamente il villaggio di Finic con
il versante insomma, meridionale con l'altura, diciamo, con uno spiazzo predisposto, con un parcheggio, diciamo, predisposto per accedere al sito. Questa era la pista prima dell'intervento del parco e questa è la stessa strada che ovviamente oggi ci permette con molta maggiore facilità di accedere al sito, ma lo vedremo alla fine, questo è il tema insomma, dell'allestimento del parco. Allora, come ha già spiegato Belissa, vedete, noi siamo intervenuti in diversi settori. Questa è ancora la collina di Foigniche e ovviamente le situazioni, come dire, ambientali, morfologiche sono due sostanzialmente, perché una prima parte di edifici si trovano sulla sommità della collina, che come vedete è stretta e lunga. L'altra parte degli edifici invece si trova sul versante sud, dunque sono due situazioni ambientali diverse. Sul versante nord non c'è nulla di archeologicamente rilevante, almeno per quello che ne sappiamo adesso. Dunque noi siamo intervenuti nella sommità, all'estremità orientale, quella che ho definito la prima Foigniche, siamo intervenuti nel Thesauros, nel teatro, la casa dei due peristili, lungo le mura e lungo all'interno di un'altra casa che abbiamo chiamato Casa dei Dipinti. Quindi in questi settori adesso andremo a vedere cosa abbiamo messo a punto dal punto di vista della conservazione e della fruizione in questi anni. La prima parte è stata dedicata alle mura, diciamo, da subito ci siamo attivati, in realtà il collega Enrico Giorgi si è attivato per il rilievo, un nuovo rilievo delle mura, che però nella sostanza ha confermato anche la bontà del rilievo fatto da Ugolini, perché ovviamente il rilievo è la parte principale per una comunicazione e per conoscere i monumenti, non si può che partire da un rilievo nuovo. E dunque abbiamo proceduto con questo rilievo delle mura e abbiamo anche scoperto che le mura rappresentano un grande elemento di fragilità, in particolare sono le mura, vedete, del cosiddetto grande bastione. Queste sono le mura, diciamo, di prima fase che si trovano sul versante nord. E come vedete, il problema principale è questo. Incominciano degli smottamenti, cioè incominciano, sono già da tempo, sono attestati, insomma, sono documentati. Però vedete, l'infiltrazione dell'acqua provoca il movimento di questi grandi blocchi, che ovviamente questa situazione era già così al momento dell'inizio dei lavori della missione, quindi, però è uno di quegli elementi che va sottolineato, insomma, di quelle criticità su cui noi dobbiamo intervenire, perché il risultato, dopo l'infiltrazione dell'acqua e il movimento di questi grandi blocchi, è che succede, come vedete, che questi blocchi poi rotolano a valle. E dunque veramente questa è una criticità in cui noi abbiamo già iniziato ad immaginare delle soluzioni, però bisogna dedicare delle risorse e una grande attenzione proprio a questo primo tema che riguarda la conservazione. Poi siamo intervenuti sulla casa dei peristili, ancora una volta dico siamo, ma in realtà questa se l'è scavata tutta quanta il collega Enrico Giorgi con Altin e con tutti gli altri colleghi della missione. E vedete, questa grande abitazione, ovviamente organizzata su due peristili, ma non, come ho detto in premessa, non voglio dare dei dati scientifici perché quelli circolano già senza problemi. Vedete, questa abitazione è un'abitazione che si sviluppa su terrazze con muri di contenimento e una strada che si sviluppa a valle sul versante meridionale, quindi non siamo sulla sommità, abbiamo degli altri tipi di problemi dal punto di vista della gestione di queste strutture e ve li ho segnalati in questa immagine. Adesso ecco, ho aggiunto un'immagine del peristilio, vedete, insomma, uno dei due peristili di cui vi dicevo, ma ecco, in questi casi noi siamo intervenuti in due modi, uno e due, indicati dalle frecce rosse. Il primo, che vedete a monte, è quello di creare dei canali di deflusso delle acque. Perché?
essendo sul versante meridionale, essendo collocato sul versante meridionale, in caso di piogge che spesso assumono la forma di piogge torrenziali, l'acqua non deve seguire il normale deflusso, diciamo, da monte a valle, perché invaderebbe di nuovo le strutture scavate. E dunque ecco che abbiamo messo in opera dei sistemi che devono intercettare il deflusso delle acque e canalizzarle al di là dell'area archeologica. Quindi questa è un'operazione di manutenzione che noi abbiamo fatto tutti gli anni, praticamente dal 2000 in poi. E l'altra su cui ci siamo concentrati è stata la copertura dei punti più delicati. E questo è un tema centrale. Come coprire le strutture archeologiche? Oppure è giusto coprirle? Insomma, noi abbiamo fatto una sperimentazione che vogliamo mettere a disposizione della comunità scientifica, perché in 20 anni abbiamo anche cambiato idea, e lo vedremo dopo parlando del Thesaurus. All'inizio abbiamo scelto di utilizzare questo sistema con una copertura a raso, vedete, di lamiere. Perché, come vi dicevo in premessa, il vento è un problema non secondario. Se noi mettiamo in opera delle coperture troppo alte, insomma, voglio dire, che permette, sotto le quali il vento si può inserire con facilità, dopo poche settimane queste coperture le ritroviamo a Delvina. Dunque non vanno bene, ovviamente. Ecco, qui vedete un'immagine, magari esposto questa cosa, vedete un'altra inquadratura della copertura. Ecco, qui capite bene qual è il problema della copertura. Una copertura di questo tipo protegge le strutture e anche le pitture, che vedremo fra un attimo, perché la Casa del Peristilico ha restituito anche alcune pitture ancora aderenti alle murature, però come vedete non facilita la fruizione, anzi, cioè ci pone un problema di fruizione. Quindi queste coperture vanno considerate come provvisorie, devono permettere la conservazione in attesa di una soluzione più definitiva. Contemporaneamente le murature sono state tutte quante, ovviamente sulla base della valutazione preliminare sulla, come dire, sullo stato di degrado, le murature vengono protette in questo modo. Sono sempre state protette da tessuto, non tessuto o altri sistemi, diciamo, e ove necessario vengono puntellate con delle strutture che dopo abbiamo migliorato anno per anno, e alla fine abbiamo scelto un sistema che viene definito in letteratura buffer climatico, e lo vedremo tra poco. Ovviamente io adesso vado veloce e vi do un quadro generale, perché poi nella seconda parte di questi webinar vi darò le indicazioni di dettaglio con i materiali usati esattamente, cioè, come dire, indicazioni più di dettaglio, più puntuali, per quali materiali, insomma, esattamente quali tipi di attrezzature utilizzare per mettere in opera questi apprestamenti. Dunque, le murature e le coperture. La Casa dei Due Peristili, come vedete, ha restituito ancora delle pitture parietali che sono ancora aderenti alle strutture murarie, vedete, sono sicuramente di età romana, però in questi casi siamo intervenuti immediatamente con le due cose che si devono fare prima di tutto. La prima è fare una cordolatura, vedete, vengono agganciate saldamente alla preparazione che a sua volta viene agganciata alla muratura, quindi una cordolatura si chiama, con una malta magra, e poi una protezione della superficie pittorica, che poi comunque è protetta ancora, come dire, a monte dalla copertura stessa della struttura. Dunque non ci sono i raggi solari diretti, non incide direttamente la luce, e soprattutto l'acqua, che può distruggere completamente il colore che rimane. A proposito di pitture parietali, vi segnalo l'altra grande scoperta di questi anni. Siamo nel 2013, se non sbaglio, o 12, ma direi forse 13, e a ovest della Casa dei Peristili è stata indagata un'altra casa, che abbiamo chiamato la Casa dei Dipinti. Perché? Perché in un angolo, vedete, dove vi indico con la freccia,
abbiamo trovato il crollo di questa parete dipinta, vedete, si era staccata da si è staccata da questa parete ed è crollata interamente al suolo, rendendo necessario, qui vedete l'angolo che ancora deriva alla muratura, rendendo necessario un'operazione di recupero, come dire, finalizzata proprio al recupero del crollo, che va trattato con particolare attenzione, con metodi che sono stati messi a punto in questi anni. Vi faccio notare che, tra l'altro, questa pittura, cosiddetto primo stile o stile strutturale, aderiva direttamente a un intonaco fatto di argilla cruda, dunque anche da un punto di vista tecnico è estremamente importante questo dato. E dunque, con i modi che vi dirò la prossima volta, ovviamente, perché questo non è la sede, noi siamo riusciti a staccare le pitture, a trasportarle giù dalla collina e a metterle nel nostro deposito a Saranda, dove attendono poi la fase 2, che è quella del restauro e della musealizzazione. E dunque, insomma, un'operazione di grande impegno. Qui vedete la pittura staccata, perché ovviamente è stata intelata sul retro e rigirata, ed è una pittura molto ben nota in ambito ellenistico, diciamo, ed è una pittura che si chiama, appunto, come vi ho detto, stile architettonico, oppure, se fossimo a Pompei, diremmo primo stile pompeiano, che è una pittura che si trova a Delo, ad Atene, insomma in moltissimi siti del Mediterraneo. Dunque, procediamo senza indugio, stiamo andando da ovest verso est e arriviamo nello spazio centrale, diciamo lo spazio dell'Agorà. Diciamo anche con, come dire, in realtà sarebbe probabilmente la seconda Agorà, perché non è l'Agorà originaria. In questo comunque spazio centrale della città abbiamo, come dire, individuato, almeno abbiamo rimesso in luce il cosiddetto Thesauros di Ugolini, abbiamo individuato e scavato interamente la grande basilica cristiana, quella che si presenta come un edificio straordinario, enorme, 5 navate, probabilmente con un episcopio annesso, dunque lo spazio vuoto dell'agorà, diciamo, di età ellenistica, viene riempito dalla basilica cristiana, che viene la cui costruzione comincia nel V secolo e sfrutta il Thesauros come battistero, come vi dicevo all'inizio, no? Quello che Ugolini ha conservato. In più, come dire, rispetto a Ugolini, molti bunker che hanno in qualche modo intercettato e distrutto buona parte delle strutture antiche. Dunque, questo spazio ci ha permesso diverse sperimentazioni dal punto di vista della conservazione e del restauro, ma in questo spazio noi stessi abbiamo dovuto creare uno spazio dedicato al ristoro, perché questa capannetta, diciamo, che ogni anno andavamo a ricostruire, è lo spazio che noi, a valle della cisterna B che ha scavato Ugolini, da cui siamo partiti, come vedete abbiamo dovuto ricavare un punto di ristoro. E al di là degli scherzi, il punto di ristoro è un altro tema importante, perché il fruitore del 2021 che va su a Fuiniche deve trovare anche una situazione accogliente da questo punto di vista. Già c'è molto, abbiamo già sistemato molte cose, ma il punto ristoro è ancora un tema da valutare. Ovviamente si può anche fare giù a Finici, però insomma, come dire, io lo suggerisco dimostrandovi come noi l'abbiamo risolta questa questione. Allora, vi dicevo il Thesauros di Ugolini, dapprima lo abbiamo immaginato in questo modo, poi abbiamo cambiato idea, come sempre si fa, come le persone intelligenti fanno, e piuttosto adesso, più che un tempietto, ci sembra credibile l'ipotesi che è stata formulata dopo tanti anni di indagini e di sondaggi archeologici dovuti a Lorenzo Mancini e Ria Rinaldi, e forse più che un tempietto in sé, probabilmente è un'esedra che fa parte di un portico, di una stoa
non si esclude che queste esedre possano avere anche una funzione di culto, ma insomma, bisogna lavorarci ancora. Al di là della funzione scientifica, quello che ci interessa è che qui abbiamo sperimentato, come vi dicevo, diversi tipi di copertura. Come vedete, non è un luogo semplice, perché questa copertura, ancorché esteticamente discutibile, ma qui l'estetica passa in secondo piano rispetto alla funzionalità, vedete? Il problema è che questa tettoia non deve volare via con il vento, dunque è stata appesantita con questi plinti, vedete, che si appoggiano sulla terra e devono cercare di creare una base di appoggio molto, molto importante. Abbiamo provato ad appesantirla anche con pietre messe al di sopra, ovviamente tutte le lamiere sono legate, però ogni anno, come vedete dai diversi colori, noi dobbiamo sostituirle. E poi, ripeto, non è un sistema esteticamente gradevole e soprattutto non ci permette la fruizione. Dopo una serie di sperimentazioni, vedete qui il nostro operatore, il nostro restauratore della missione, va detto, mi sono dimenticato, lo dico ora, già Ugolini aveva un restauratore della missione, soprattutto nella seconda parte, quella di Butrinto. E noi questo insegnamento, diciamo, l'abbiamo voluto continuare. Quindi dal primo anno abbiamo sempre avuto uno o più restauratori che facessero questi interventi. Sono cambiati nel tempo perché le persone cambiano, ma la funzione è rimasta. E questi restauratori hanno sempre avuto il compito di fare diagnostica, cioè noi abbiamo 20 anni di dati a nostra disposizione che vogliamo condividere con questi webinar. Dunque vi dicevo, la prima copertura era in questo modo e, come dire, poteva essere efficace ma non definitiva. Dopo molte discussioni abbiamo scelto per un'altra opzione, che però è un'opzione temporanea anch'essa, è quella del buffer climatico. Come vedete abbiamo eliminato la copertura del tutto e ci siamo concentrati sulle murature, coprendo con questo sistema le murature, qui vedete una prima immagine e un'altra inquadratura, sistemando, vedete, questi piani inclinati che devono far defluire le acque e devono anche evitare, come dire, che, come dire, oggi diremmo l'assembramento, insomma, non deve essere una panchina, questo è un luogo dove bisogna trovare una soluzione, ripeto, questa è una soluzione non definitiva. All'interno di questo sistema di legno ci sono degli apprestamenti, su cui tornerò la prossima volta, ci sono degli strati di materiali inerti che devono evitare lo shock termico, quindi il sistema serve per agevolare una transizione tra il freddo e il caldo, tra l'umido e il secco e l'asciutto, in maniera graduale. Capite che anche questo è un sistema provvisorio che bisogna, come dire, abbiamo scelto di mettere in atto per conservare, però dobbiamo tornare su questo tema e decidere delle soluzioni definitive. E questa è l'immagine della grande basilica con il Thesauros, vedete con il cosiddetto Thesauros, e in questa immagine voglio sottolineare che questa è la prima area probabilmente in cui possiamo intervenire, perché lo scavo nella sostanza è concluso di questo settore. E dunque questo è il primo punto in cui noi possiamo immaginare una musealizzazione definitiva. Abbiamo già molte idee, però bisogna che noi abbiamo, oltre a queste idee, dobbiamo avere anche molti soldi e dunque procedere in sinergia con gli altri enti per mettere in pratica tutte queste belle cose che abbiamo pensato. E cito una cosa che riguarda la Basilica perché ne vado particolarmente orgoglioso. Intorno alla Basilica in questi anni abbiamo scavato tantissime tombe che sono state, come sapete bene, lo scavo le asporta. Abbiamo studiato, grazie a Licia Usai, abbiamo studiato tutte le ossa di questi morti che sono stati seppelliti in terra consacrata e al termine dello studio li abbiamo riseppelliti nella loro posizione, diciamo, di originaria sostanzialmente. Quindi le ossa dopo lo studio, e questo mi sembra una cosa importante, insomma, noi abbiamo intaccato un deposito
e però mi sembra poi anche giusto restituirlo. Dunque, con questa foto di gruppo, vedete, noi abbiamo, le abbiamo ricollocate intorno alla basilica in un punto selezionato e le abbiamo ricoperte, ovviamente documentando il tutto. In questi ultimi anni, se il settore superiore dell'agorà, qui diciamo sostanzialmente dove ci sono queste nuvole, è stato terminato, invece il settore meridionale dell'agorà, quello aperto sul versante meridionale, invece è in corso di scavo e ci sta dando grande, grandissima soddisfazione, perché stiamo scoprendo che tutto il versante meridionale, vedete, è terrazzato con questi enormi muri di contenimento che servono a delimitare delle, appunto, delle terrazze sopra le quali dovevano insistere monumenti di grande importanza, soprattutto di età romana. Capite bene che questo schema propone altri e nuovi problemi di conservazione, perché queste strutture sono in pendenza, si trovano in ripida pendenza verso meridione e dunque il tema del futuro sarà come gestire questi enormi muri di terrazzamento. Noi nel frattempo, in ogni caso, quando noi chiudiamo ogni campagna, lasciamo una protezione minima delle strutture. E come vedremo fra un secondo, stiamo sperimentando anche qualcosa di meglio, perché questo tipo di copertura è provvisoria, serve, però prevede sempre una manutenzione. Quindi il punto chiave sono gli operatori, sono i nostri, diciamo, operai, che ormai non sono più operai, ma sono tecnici esperti nello scavo, ma anche nel trattamento delle strutture. E dunque la parola chiave assolutamente deve essere la manutenzione. Siamo riusciti a fare anche un piccolo sondaggio sulle terme che sono vicine al teatro, su cui adesso andremo rapidamente, e anche qui, dopo aver visto che esistono, dopo aver visto la consistenza del deposito, come sempre noi richiudiamo in maniera che, come dire, le strutture vengano conservate e si possa poi intervenire con calma in fase di programmazione nei prossimi anni. E vi dicevo il teatro è stato uno scavo veramente epico, perché ha posto delle difficoltà tecniche veramente importanti, e è opera di Riccardo Villicic, insomma, se questa operazione è stata condotta senza problemi e soprattutto veramente senza incidenti. E sul teatro, vedete, abbiamo creato una rampa artificiale per arrivare e, come sempre, noi siamo intervenuti sulle strutture creando, come dire, delle superfici di sacrificio. Tornerò su questo tema, perché probabilmente è l'unica operazione che si può fare in questi siti all'aperto, cioè la creazione di superfici artificiali che coprano i muri. Si chiamano superfici di sacrificio perché possono essere consumate dal tempo, dall'acqua, dal sole, dal vento, e però devono essere rifatte, ovviamente non in cemento. Dunque noi abbiamo sperimentato queste superfici di sacrificio e ci siamo presi cura di tutti i monumenti che rimanevano all'aperto. Questo è l'altare che abbiamo trovato nell'orchestra del teatro, un basamento di un altare, diciamo così. E poi andiamo verso, mi sto dirigendo verso la fine, perché non voglio poi, come dire, annoiare troppo i presenti, però stiamo andando, vi dicevo, da ovest verso est, e quindi negli ultimi anni siamo tornati sul settore est della città alta. In particolare abbiamo rimesso in luce una porzione monumentale che non avevamo capito bene proprio il primo anno, e dunque abbiamo capito finalmente che queste strutture, che affioravano anche il primo anno nel 2000, fanno parte di una seconda chiesa. Quindi intanto, come dire, la città di Fiumicino si sta dimostrando un centro di diffusione e di precoce propagazione del culto cristiano, perché la grande basilica la datiamo sostanzialmente al corso del V secolo d.C., in perfetta sincronia con la presenza del protovescovo. Questa chiesa più piccola pare che i materiali la collochino più credibilmente nel corso del VII secolo,
E la cosa interessante però è che questa chiesetta di VII secolo, che in parte è crollata giù nel versante meridionale, una delle tre navate è crollata nel corso del tempo, ecco, questa chiesetta che abbiamo trattato sempre nello stesso modo, perché, come dire, dico veramente con orgoglio che questo è il modo con cui noi abbiamo sempre operato e continueremo ad operare. Questa chiesetta, sì, esattamente come succede a Billis, il confronto più chiaro, si dispone su un edificio di età ellenistica, che abbiamo capito essere una stoa, che vedremo fra un attimo. Però, ecco, guardate cosa stiamo sperimentando. Abbiamo iniziato proprio l'anno scorso questa sperimentazione. Vedete, stiamo cercando di mettere in pratica delle superfici di sacrificio più efficaci di queste coperture. È una tecnica che dobbiamo ancora mettere a punto per bene, che prevede l'utilizzo, insomma, di tessuto o non tessuto particolarmente spesso, e ovviamente non lo stiamo neanche a dire che sono tutte operazioni reversibili, perché, insomma, abbiamo acquisito i temi principali del restauro, no? Quindi devono essere reversibili, visibili, e che però potrebbero aiutarci, come dire, in una conservazione sempre in previsione di un restauro definitivo. E dunque il tema delle superfici di sacrificio. E vi dicevo, ecco qui la chiesetta, la vedete qui a sinistra dello schermo, si dispone su una lunga stoa che incomincia a dare un po' più di senso a questa parte dove noi collochiamo la parte più antica della città, diciamo la prima Fenice, che si trova in questo settore orientale, che viene diviso a metà da questa grande stoa. Vedete che ha due, questa è un'immagine da drone, una grande stoa con due navate che praticamente sbarra in senso nord-sud lo spazio, dunque crea due spazi sostanzialmente, divide a metà lo spazio disponibile e crea un ritmo che, insomma, su cui stiamo lavorando e su cui, insomma, ci proponiamo di capire qualcosa nei prossimi anni. Ovviamente, vedete, anche qui si pone un problema di restauro e di fruizione. Di questa grande stoa rimangono solo le fondazioni. Quindi il gioco, diciamo, la sfida dei prossimi anni sarà come rendere fruibile questa situazione ad un pubblico più vasto. Perché da un punto di vista, l'archeologo è molto eccitato quando trova queste situazioni e le capisce ed è molto felice. Ecco, il grande pubblico ha bisogno invece di qualcosa in più, e dunque stiamo già immaginando come provare a restituire, e forse la chiave è sempre quella delle superfici di sacrificio, quindi intervenendo con una parte artificiale che deve rendere però l'ingombro di questi monumenti. E nel frattempo noi, come sempre, proteggiamo e ricopriamo. Perché qui vedete, in questo caso è molto semplice perché l'interno è veramente minimo, però diciamo che noi abbiamo questa cura in attesa della sistemazione definitiva. Vado a concludere con qualche considerazione sulla Città Bassa, perché ieri questa foto l'ha fatta Ugolini, come oggi la Città Bassa pone dei particolari problemi, soprattutto dal punto di vista della gestione idraulica. E questo, insomma, il tema delle bonifiche è un tema che stiamo studiando, abbiamo studiato molto in questi anni. E vi dicevo, Ugolini vedeva un mucchio di murature romane, soprattutto nella Città Bassa, e alcune noi le abbiamo recuperate. In qualche caso siamo anche riusciti a fare dei sondaggi stratigrafici. Però capite che questo è un problema, nel senso che in questo villaggio di Fenice, dove c'è una continuità di vita, le strutture sono a rischio, bisogna in qualche modo riconnetterle al tessuto urbano moderno, far capire ai proprietari che devono essere conservate e in qualche modo creare un sistema per renderle visibili. E dunque questa è un'altra sfida che riguarda l'abitato della Città Bassa o quello che ne resta. Poi noi, come vi ha già detto Belissa, ci siamo occupati della necropoli, abbiamo scavato la necropoli che si pone qui sotto, vedete, alla base del versante meridionale della collina.
E senza dettagliare troppo, vi faccio solo vedere quali sono i problemi che abbiamo, contro i quali abbiamo dovuto combattere in questi anni. Sono intanto gli allagamenti, perché ovviamente cavo situazioni di pioggia improvvisa, tutta la terra che veniva giù dalla collina la prendevamo noi, e dunque vedete allagamenti. Incendi, io avevo sottovalutato il tema degli incendi fino a che non abbiamo dovuto, come dire, subirne uno veramente impressionante che ci ha costretto alla fuga, e vedete il fuoco che qui è arrivato esattamente sul ciglio dello scavo che stavamo facendo in quel giorno. E poi altri due problemi molto seri che vanno gestiti di concerto soprattutto con il sindaco del villaggio di Finic, sono l'aggressione edilizia, perché qui le case continuano ad occupare il versante meridionale, e soprattutto, ma questo adesso molto meno, devo dire la verità, il problema dei clandestini, perché noi i primi anni soprattutto trovavamo la zona ampiamente rimescolata alla ricerca di un tesoro florì che non si è mai trovato, nel senso che il tesoro per noi sono le strutture e il contesto dei grandi tesori, come dire, economicamente rilevati, io non ne ho mai trovati, e questo va detto, insomma bisogna ricordarlo. E in 10 anni di scavo noi abbiamo trovato una necropoli, insomma, molto, molto articolata, molto interessante, tra incinerazione e inumazione, ma non voglio parlarvi di questo. Vi voglio invece parlare, proprio almeno ricordare, il fatto che noi abbiamo sempre in parallelo cercato di restaurare i corredi che venivano recuperati, perché senza il restauro, diciamo restauro degli oggetti o almeno un restauro preliminare, io non riesco a disegnare un vaso, non riesco a capire una moneta, e quindi diciamo che più che restauro vero e proprio noi abbiamo fatto o un restauro preventivo o interventi di conservazione preliminari al restauro. Poi grazie a un finanziamento esterno nel 2008-2009 siamo riusciti ad attivare un centro per il restauro archeologico che è durato 2 anni, è intervenuto in diverse situazioni, soprattutto sui corredi delle tombe, e ha permesso, vedete, l'allestimento di un laboratorio che purtroppo non c'è più, un laboratorio di restauro molto ben attrezzato per l'epoca, e che ci ha permesso di intervenire su una buona parte del materiale della necropoli, che sono già restaurati e dunque pronti alla musealizzazione, è stata un'esperienza molto importante che ha formato diversi giovani che ancora adesso si occupano di questi temi. Penso a Cledis Guro, per esempio, che io non vedo da un po' di tempo, ma immagino che sia ancora operativo in questo campo. E andiamo a concludere con l'ultimo passaggio. Alla fine, a un certo punto, diciamo che era circa il 2010, di questa bellissima avventura, per una serie di concomitanze, si nasce ufficialmente, tra mille difficoltà, anche il Parco Archeologico di Foiniche. Qui vedete la divisione tra la zona A e la zona B, no? La zona di interesse primario archeologico e la zona, come dire, il circondario. Dunque ufficialmente il parco nasce, viene istituito, con le sue infrastrutture minime. Io le voglio ricordare perché, per esempio, vedere la nascita della biglietteria per noi è stato un gran bel momento, al di là del fatto che poi è uno dei pochi punti in cui noi riusciamo, un punto di raccolta anche per in caso di pioggia, eccetera. Insomma, diciamo, però la presenza di una biglietteria e poi anche dei primi biglietti, che come vedete, vi presento un'immagine. Questi biglietti del Parco Archeologico di Foiniche sono veramente, insomma, momenti molto belli, anche se 200 lek, vedete l'ingresso è solo 200 lek, però diciamo che è un segnale molto importante questo. Molto importante anche perché parco vuol dire infrastrutture, vuol dire finalmente un parcheggio, qui da dove è presa la foto, la biglietteria, un primo pannello informativo e soprattutto, cosa assolutamente fondamentale,
i percorsi, vedete che ci sono dei percorsi finalmente segnati, ci sono dei punti di sosta con, coperti con una panchina al di sotto, e dunque vedete insomma che le cose si stanno muovendo. Addirittura qui abbiamo, non mi ricordo più l'anno, la il posizionamento di un sistema di videosorveglianza che non è ancora attivo, mi sembra, oppure magari in questi anni è diventato operativo, però diciamo che era previsto, almeno l'infrastruttura c'è, questa telecamera che controlla, qui sotto c'è il teatro. Dunque si incomincia a vedere un po' la luce. Insieme, vedete, alla segnaletica, su cui bisogna un po' lavorare ancora, però diciamo che la segnaletica deve aiutare il turista a muoversi all'interno dell'offerta, diciamo, del parco di Foniche, con i primi pannelli che sono comparsi. Dunque insomma, vedo il futuro positivamente alla fine di tutto. E vado a concludere, perché non so neanche, ho perso un attimo la condizione del tempo, ma in due minuti chiudo. Dunque, se vogliamo concludere, quello che mi sento di dire a questo punto è questo: il tema importante della diagnostica, ribadire la necessità della diagnostica. Noi abbiamo 20 anni di dati, e per cui noi queste murature, dico noi, ma vedete, inquadro i nostri operai, perché al di là della formazione degli studenti, noi abbiamo formato degli operai che sono veramente degli esperti nella gestione di queste situazioni. Dunque, noi abbiamo una banca dati di 20 anni a disposizione per vedere cosa succede nelle murature, nelle pietre, cosa succede allo stuff, come si dice, no? Quando viene esposto alle intemperie, come bisogna muoversi in questi casi. E dunque la diagnostica, vedete, sono sempre i nostri operatori che come dire, riescono a intervenire in tutte le situazioni, qualcuno purtroppo non c'è più, con grande nostro dispiacere. E poi l'altro tema che voglio proporvi è questo: tutto il materiale che noi abbiamo recuperato, le conoscenze, eccetera, benissimo la comunità scientifica, ormai tutti conoscono Foniche, gli operatori, gli archeologi, eccetera, ma è opportuno che immaginare un punto, un museo, chiamiamolo così, un punto di esposizione. E allora discutiamo, è giusto farlo a Finch, lo vogliamo fare a Saranda? Qualunque soluzione per me è praticabile, però dobbiamo immaginarla, dobbiamo fare. Secondo me bisogna immaginare un punto in cui noi andiamo a esporre anche a livello locale. Molte cose sono giustamente al Museo Nazionale di Tirana, però io penso che dobbiamo restituire anche alla comunità locale un pezzo della loro storia. E vi presento quest'ultima, penultima immagine in cui si faccio vedere la campagna del 2019, è stata una campagna bellissima prima della pandemia, con tanti ragazzi italiani e albanesi che hanno lavorato. Attenzione, vi chiedo di spegnere i microfoni perché c'è un eco terribile. Comunque sono alla fine, se il messaggio voleva essere questo, siamo alla fine. La campagna del 19 è stata, insomma, è stata così, è stata bella ed è stata molto partecipata, come tutte le altre, però insomma, diciamo che l'anno scorso la ricordo con tanto piacere. E quella del 2020 non si potrà tenere, per evidenti motivi, la pandemia ci sta mettendo in ginocchio, ma riusciremo comunque a fare qualcosa. Insieme a Espressa Gianghezza e a Belissa Mucca abbiamo pensato di utilizzare le ultime risorse che abbiamo a disposizione dal Ministero per fare quello che vi ho detto, manutenzione e conservazione anche in remoto, cioè dare la possibilità agli operai, compatibilmente con la situazione ovviamente della pandemia, di continuare a fare manutenzione, a tagliare l'erba. Lo sfalcio dell'erba è un problema molto serio, e la manutenzione dei percorsi, dunque riuscire fare un po' di manutenzione e un po' di conservazione nei modi che vedete che riusciamo a fare come missione italo-albanese, vedete, non è, cioè, è poco, però riesce in qualche modo a prefigurare un futuro
un futuro in cui noi possiamo immaginare degli interventi più definitivi di restauro, quello che si chiama il vero e proprio restauro, perché noi fino adesso non abbiamo fatto un restauro, ma abbiamo fatto un'altra cosa. Vedete, abbiamo le conoscenze che ci permettono di intervenire in praticamente tutte le situazioni. E avevo messo anch'io, concludo con la bibliografia, perché insomma in questi anni abbiamo cercato di comunicare con mostre, con pubblicazioni, con 6 relazioni preliminari e altrettante monografie. Infatti bisogna aggiungere l'ultima monografia, che è opera di Elia Rinaldi, sulle agorai, sui centri pubblici delle città dell'Epiro, e con questo io concludo, e se siamo ancora in grado, auspico insomma una discussione, se avete ancora la forza di intervenire. E vi ringrazio per l'attenzione. Io non sento nessuno, ecco. Ci siamo, adesso non volevo intervenire io, però intanto per rompere il ghiaccio, per ringraziarti anche di questa carrellata che penso se ci stanno seguendo anche l'Elissa, gli amici albanesi, colleghi albanesi, è un po' anche una marcord, no? Un ripensare a quanta strada è stata fatta, a quante strade sono state costruite, perché c'è anche quell'aspetto lì. No, ho molto apprezzato tutte queste appunto sintesi, quindi non rubo tempo agli altri, soltanto butto lì, visto che avevi chiesto una domanda, mi sembra molto rilevante la riflessione sul trovare il modo per lasciare in qualche modo un segno anche sulla comunità locale, e poi su come costruirlo in questi tempi. Io non sono, questa è una mia personalissima opinione, non sono strasicuro che sempre i piccoli musei sparsi sul territorio, in Italia ne abbiamo fatti tanti, forse anche troppi, siano la soluzione, però di sicuro una soluzione serve, su questo sono assolutamente d'accordo. Consideriamo anche, lo stiamo facendo anche adesso, i tempi che viviamo adesso e che insomma ci aprono anche uno squarcio sulla possibilità di avere informazioni in maniera non sempre tradizionale, insomma, però ecco, sicuramente una riflessione che va aperta. Tu hai ragione, si parla tanto, no, di public archaeology, almeno bisognerebbe pensare alla restituzione della storia alle persone alle quali realmente appartiene, in prima persona, cioè quelli che ci abitano. Sui modi, sì, poi ci sarebbe tanto da ragionare su come coinvolgere le comunità, ci si può pensare, è una cosa molto interessante che credo debba fare i conti, ma di questo magari parleremo la settimana prossima, del trovare un modo per fare rete, no? Per creare un network. In questo territorio c'è Butrinto, che è uno dei parchi archeologici più importanti dell'Albania, c'è Saranda, che è una delle località turistiche più importanti del paese, quindi sì, trovare forse anche una soluzione diversa da quella che io non ho neanche io in testa in questo momento, in mente, ma sicuramente bisogna ragionarci, ecco. Sì, vedo Belissa, non so se volevi commentare tu, Belissa. Oppure, ecco, Roberto. No, io intanto. Come un lavoro fatto da 20 anni, cresciuti, non direi invecchiati, però cresciuti insieme, no, è molto importante quello che abbiamo fatto e sarà anche di più quello che faremo da questo per dare un'altra dimensione, per fare quell'archeologia, che l'archeologia sia diciamo, vista e toccata anche dalle comunità, è molto importante. Io ho tutto questo, insomma, non ho niente. Grazie, grazie. Grazie a te, vedo Roberto. Forse Roberto Oh, vuole intervenire. mi sentite? Sì. Beh, innanzitutto ti ringrazio. Grazie te, ringrazio Belisa. Insomma, il lavoro è stato oggettivamente tanto. E insomma, ripercorrerlo fa sempre un certo effetto, no? Quando uno rivede le cose fatte. Allora, mi permetto,
insomma, grandissimo lavoro. Io credo che per rispondere alla tua sollecitazione, se vuoi anche a quella di Enrico, no, sul problema o meno di un museo, piuttosto che anche quello che diceva Belisa, l'importanza di comunicare queste cose alle comunità, io credo che noi dobbiamo fare tutti uno sforzo. Enrico diceva, ci sono tanti siti, no, Butrinto, piuttosto che Fenice, possiamo aggiungere Adrianopoli, Spalocaster, Durazzo, vedo Sonia, è una rete. Noi dobbiamo un po' provare a uscire da archeologi, dalla logica puntuale, cioè noi siamo abituati, anche perché siamo un po' territoriali, a valutare il nostro sito come un'area, come dire, chiusa in se stessa, no? Che quindi ha dei problemi, diciamo, di gestione, che vanno dallo scavo al restauro fino a quelli appunto della comunicazione, della valorizzazione, che devono essere, come dire, analizzati come problemi semplicemente interni al parco, nel caso di Fenice, o interni a quella piccola area che è l'area di nostra competenza. Dovremmo fare uno sforzo, io credo, che è quello di pensare come invece pensano i nostri colleghi che si occupano di altre discipline, come un botanico, come un geologo. Noi siamo all'interno di un territorio, allora dobbiamo cercare di uscire dal parco, di far relazionare il parco con il territorio. Ci riusciamo con... Allora, è fondamentale l'attività della comunicazione, diceva Belisa, far capire alle comunità che quel bene è importante. Tu ti parlavi dei problemi con il sindaco di Fenice, cioè di Fenice, scusa, cioè dobbiamo far capire che quel patrimonio va, o meglio, dobbiamo evitare che quel patrimonio venga distrutto dall'espansione del sito. Io sono assolutamente convinto che non è compito del sindaco in sé direttamente, ma è compito della comunità. Nel momento in cui la comunità di quella comunità di Fenice capisce che quel patrimonio è importante, sarà quella comunità, non il singolo, ci mancherebbe, il singolo ce l'avrà sempre l'interesse a fare la casa sul terreno di nonno, ma sarà quella comunità che percepirà quel valore come un valore importante che va definito e va tutelato nel complesso del territorio. Cioè è la valorizzazione, è il sistema economico complessivo del territorio, la gestione del territorio che deve assorbire dentro di sé i problemi legati alla valorizzazione del patrimonio archeologico, che non possono essere più percepiti come elementi puntuali che vanno difesi, tutelati e via dicendo, ma che portano un elemento positivo alla crescita economica complessiva. Quindi non è nemmeno, se mi permette Enrico, una rete, è un tessuto quello che noi ci troviamo di fronte, perché è vero che di questo tessuto ci sono alcuni poli più importanti, Fenice, Butrinto, Durazzo, Adrianopolis, Girocaster, perché parliamoci chiaro, un territorio non può mai essere valorizzato solo dal punto di vista della dimensione archeologica, perché nessun turista si muoverà per andare a vedere le risorse archeologiche, ma nemmeno dell'Albania meridionale, ma forse nemmeno dell'Italia, forse solo a Roma vai per vedere l'archeologia. Allora dobbiamo uscire dal parco, noi archeologi dobbiamo fare questo sforzo di uscire al parco e dialogare con le competenze che lavorano allo sviluppo territoriale. Questo credo sia importante. Scusate, intervengo. Scusa Beppe, volevi rispondere? No, adesso c'è Sonia che... Beh, Sonia che interviene innanzitutto per ringraziare te e Belisa ovviamente per questa diciamo panoramica fatta del lavoro enorme che avete svolto a Fenice, che io evidentemente molti altri colleghi conoscevamo, ma che oggi molti invece altri studenti o diciamo colleghi interessati hanno avuto modo di apprezzare. Ovviamente il ringraziamento anche per diciamo aver in qualche modo, ecco, reso Fenice in effetti un esempio a cui guardare per tutte quelle tematiche, per tutti quei problemi di conservazione a cui hai fatto puntualmente riferimento e che tutti noi nella nostra esperienza conosciamo. Quindi questo era appunto il primo aspetto che mi premeva sottolineare. Il secondo invece, un po' in coda alle sollecitazioni di Enrico, Belisa e Roberto adesso, ovviamente condivido diciamo quella che ormai è
diventata, come dire, esperienza per noi viva, cioè questa necessità che l'archeologia si integri con la vita dei territori, con la vita delle città. Chiaramente faccio riferimento anche alla mia prospettiva, che è quella appunto dell'osservatorio della città di Durazzo. Questa è una necessità assoluta. Noi oggi dobbiamo fare questo sforzo che penso, diciamo, non solo tutti condividiamo, ma che tutti abbiamo cominciato a rendere anche più diciamo visibile, proprio di comunicazione, di dialogo non soltanto tra gli addetti ai lavori, ma di dialogo con la comunità più estesa, che deve essere, ed è, so che tutti abbiamo questo approccio, veramente l'obiettivo unico. Quindi anche queste diciamo questi incontri con questo taglio che abbiamo scelto insieme anche ai colleghi albanesi, all'ambasciata, al ministero, credo che sia effettivamente un primo passo concreto e fattuale in questa direzione. Quindi grazie a tutti, ecco. Bene, benissimo, grazie a te. Vedo Luan che... Sì, voglio ringraziare per questo panorama che già abbiamo conosciuto, ma c'è un'intervenzione che per me è molto importante, perché abbiamo visto un'idea, abbiamo visto un programma per il futuro del sito archeologico e soprattutto per integrare tutti questi ricerca archeologica in comunità che vivono in questa regione. Io voglio aggiungere qualche cosa che comincia Roberto e ha cominciato per fare la Valle di Drinos. Voglio dire che per me è interessante e importante per integrare tutti questi siti archeologici che ci sono vicino della Saranda. Voglio dire che abbiamo adesso il Butrinto, abbiamo un Esmo di Saranda, abbiamo 40 Santi, abbiamo i Foiniche e anche la chiesa, il monastero di Mesopotamia. Così ci sono tanti questi monumenti che sono veramente i monumenti più importanti per il fase della cronologia diversa di questa regione. E così, ma forse pensiamo per fare qualche cosa come hanno fatto più o meno con i siti che sono, in, se possiamo dire un esempio, della siti venusiana, di Venus. Così, se noi integriamo tutti questi punti con un grand parco archeologico, non lo so, con un altro sistema amministrativo, dove possiamo mettere un biglietto per fare una visita con tutti questi siti, possiamo integrare le altre cose economiche, così e così, ma forse anche Foiniche, anche Mesopotamia e gli altri siti che sono vicino alla Saranda puoi essere come più o meno come il Butrinto. In questo senso, allora, dobbiamo prendere i soldi che viene dal turismo, naturalmente non tutto, come ha detto anche Roberto, non tutti vieni per fare in visita dei siti archeologici, ma ci sono tanti che fanno questo, e in questo senso dobbiamo prendere tutte un nuovo strategia, se possiamo dire così, di un nuovo sistema del visitare turistico per tutta questa regione. Non per fare una cosa separata, se possiamo dire una cosa per il Butrinto, un'altra per il Saranto, un'altra per Foiniche e così così, ma per fare una cosa che può essere integrare tutti questi sistemi. Grazie. Giustissimo, guarda Luan, sono pienamente d'accordo. Sia perché questa uscita dà senso all'archeologia, perché l'archeologia non è solo, è anche insomma la comunicazione, e sia perché l'idea di avere un percorso integrato è buonissima, cioè con un unico percorso, con un unico biglietto, io invito il visitatore a vedere Butrinto, Foiniche, Mesopotamia, chiaro. È un'ottima considerazione che va tenuta nella massima considerazione.
Ecco, non so se ci sono altri interventi, io ne approfitto per ovviamente ribadire che io sono stato in questa prima parte molto, avete visto, insomma, sul generale, sui grandi temi. E, ripeto, nel secondo intervento mi farò aiutare da colleghi ancora più esperti e dunque daremo le indicazioni più tecniche, perché se questo deve essere un corso di formazione, lo deve essere anche in maniera operativa. E dunque, come si fanno i buffer climatici, i materiali che abbiamo usato, lo vedremo, come dire, nella seconda parte di questi webinar. E non so se ci sono altri interventi, adesso magari con calma. Ci sono delle domande nella chat, Beppe. Infatti adesso provo a cercare di rispondere a queste. Allora, Serena Nicolini dice che le attività clandestine sono diminuite nel tempo, mi chiedevano se come è avvenuto questo miglioramento. Certo, perché come diceva appunto Roberto Perna, è quello: se la comunità percepisce che quello che sta sotto i loro piedi è un pezzo della loro storia e della loro identità e anche della loro economia, perché alla fine, voglio dire, onestamente non ci sono tantissimi motivi per andare a visitare Phoenix, per quanto ci sono dei locali molto importanti che noi abbiamo frequentato in questi 20 anni, però, voglio dire, al netto degli scherzi, avere delle attività economiche che nascono intorno a un sito archeologico è molto importante. E ripeto, non solo economicamente, ma anche proprio come l'archeologia è identità, definisce l'identità delle comunità locali, sono i nostri nonni, come dire, ci sono le nostre radici. Dunque, automaticamente, nel momento in cui io comunico, coinvolgo le comunità locali, saranno loro stessi a proteggere, come dire, il patrimonio che è loro innanzitutto, e poi anche nostro, chiaramente. Ma noi siamo ospiti, come sempre dico in queste situazioni, noi in Albania siamo ospiti, siamo di passaggio, sono i colleghi albanesi, sono, come dire, gli studenti albanesi che devono prendere in mano tutta questa materia. Dunque il lavoro da fare è veramente tanto. Io le idee ce le ho chiarissime su cosa bisogna fare, ho solo meno soldi rispetto alle idee, quindi, come dire, il nostro impegno nei prossimi anni sarà trovare un modo di finanziare al meglio queste idee che abbiamo con i colleghi, con Belissa, con Enrico, con Roberto. Insomma, tutte le missioni italiane hanno, come dire, delle potenzialità pazzesche e dobbiamo riuscire a lavorare sempre di più insieme, ma questo lo stiamo già facendo, e sempre con più fondi a disposizione, ecco, compatibilmente con la pandemia. E, sentite, non so, adesso io non voglio annoiarvi troppo, dunque, se non ci sono altre domande, io vi rimanderei al secondo appuntamento, però chiedo aiuto a Enrico, perché il nostro secondo appuntamento è previsto quando? È previsto per giovedì. Esatto, perché è quello di Roberto. È giovedì. Quindi è l'unico, diciamo, che salta il lunedì. Ok. Sì. Quindi alle 11, insieme a Luan Pergita, il collega, e all'architetto Sargolini. Parleremo di pianificazione proprio. Il tema sarà legato alla pianificazione e vorremmo presentare proprio questa esperienza del piano di sviluppo territoriale a base culturale, archeologica in particolare, della Valle del Drino, che abbiamo elaborato due anni fa sostanzialmente e che stiamo cercando di realizzare proprio con fondi europei, fondi del progetto Transfert, all'interno del quale progetto è anche l'Istituto Archeologico di Tirana. Quindi ecco, diceva Giuseppe, Beppe, bisogna trovare i soldi si trovano sui progetti e quindi bisogna che partiamo da quelli. Infatti il problema è quello. Sentite, adesso non so se è rimasto qualcuno dell'ambasciata, suggeriva una cosa carina a Belissa, però direi che è troppo tardi, diceva di fare una foto di gruppo. Dobbiamo farla. Possiamo chiedere a Federica che lo sta registrando, quindi se non so quanto riusciamo ad accendere. Senti, prima, nel frattempo, sperando che appunto non salti il collegamento quando accendiamo tutti i video, forse possiamo approfittarne per qualche comunicazione proprio di segreteria, se non interviene Federica direttamente. Non so se vuoi farlo tu.
Ecco, dove si può trovare il video, perché se Federica è riuscita a registrarlo così... Allora, direi che abbiamo avuto dei problemi che però Federica dovrebbe aver superato, quindi la lezione è stata registrata e credo che verrà inaugurato un canale web dove verranno messe a disposizione tutte le lezioni. Sì, esatto, buongiorno. Sì, sto registrando la lezione con un programma da esterno, insomma, non con Teams. E poi una volta insomma finita la registrazione estrarrò il file, ho intenzione di caricarlo su YouTube e su insomma il canale che insomma creeremo prossimamente, e comunque vi invierò tutti quanti i link per i riferimenti più puntuali direttamente tramite mail, così un attimo più accessibile direttamente dal vostro PC. Ok, accendi la telecamera così facciamo la foto di gruppo, dai. chi è rimasto in... Chi è rimasto ancora, facciamo ricordatevi una... anche qua, altra comunicazione importante, mi raccomando la prossima volta evitiamo di creare le aule parallele, quando accedete cercate di entrare alla riunione già avviata, no? Trovate scritto la possibilità di partecipare alla riunione e non di crearne un'altra, e poi ve lo dico, lo sapete già per mail, se avete bisogno di qualunque questione tecnica scrivete a Federica, certo. Federica.carbotti, e ci avete già la mail, ve l'ho già mandata, grazie. Allora, un attimo, quindi io faccio uno screenshot, come dicono quelli che sanno l'inglese. Quelli bravi. Quelli che sanno l'inglese, e quindi così, insomma, abbiamo anche... Beppe. Come? Quelli moderni, quelli bravi. Quelli moderni, sì, quelli giovani. Eccoci qua, va bene. Abbiamo fatto, come dire, così abbiamo modo di pubblicare anche il primo del... Una sorta di selfie, come dice Clarice. E poi Mario, ce lo mettiamo anche nei nostri canali. Lo mando a Federica, che così insomma... Sì, comunque riesco a estrarre magari anche qualche immagine durante dalla registrazione, quindi nel caso vi invio anche qualche altra foto. Bene. Lei è una di quelli veramente bravi, quelli veramente moderni. Sì, ci provo. Esattamente. Mi fido più di lei che di me. Dunque, allora, appuntamento a giovedì, sempre alle 11, tanti saluti, Mirupafshim, ci vediamo a giovedì, ciao. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.